Fornovo è oramai tradizione da tanti anni terminare il carnevale nella giornata di Martedì Grasso con un grandioso falò nella piazza a fianco al mercato nei pressi del Greto del Taro. Quest'anno purtroppo a causa di persone inqualificabili nella notte scorsa, quindi quella poco prima del Martedì Grasso, qualcuno ha appiccato il fuoco alla catasta di legna accumulata con grande difficoltà e per diversi giorni dai volontari fornovesi. Le fiamme altissime si sono levate fin dalle 11 di ieri sera. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono arrivati con tre squadre, sono arrivati anche i carabinieri forestali e carabinieri per iniziare fin da subito le indagini per individuare questi stupidi vandali. Un atto, come dicevamo, inqualificabile. Questo è quello che abbiamo trovato alla mattina. Dobbiamo dire che siamo rimasti sconvolti per la stupidità di certe persone. Ma per fortuna qualcosa di buono c'è nella nostra società e per fortuna nella mattinata, nel primo pomeriggio, è partito un tam-tam di buone persone e persone di buona volontà che hanno deciso di rimettersi ad allestire un nuovo falò. La posizione ovviamente è diversa perché la catasta che stava bruciando era ancora calda e c'erano ancora tizioni roventi, quindi un nuovo falò è stato allestito in questo caso nei pressi della parte posteriore del campo sportivo, più precisamente tra il campo sportivo e la ferrovia. Quindi fortunatamente la stupidità non l'ha avuto la meglio e la buona volontà ha permesso di far sì che il carnevale fornovese abbia avuto un lieto fine. Qui di seguito le immagini che abbiamo registrato questa mattina e il post che abbiamo pubblicato su Facebook con la nostra indignazione per questo inqualificabile atto. Senza parole, come potete vedere gli imbecilli esistono, purtroppo ce ne sono anche tante, come quegli imbecilli che questa notte sono venuti a dare fuoco al falò di carnevale per i bambini di Fornovo. Sono le 6:30. Questa è la piazza del mercato e questo è il falò, che oramai non c'è più. Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento del martedì con il TG Parmense. Un martedì che appena, o meglio, che vede finire oggi il carnevale con tante manifestazioni che si sono snodate su tutto il nostro Appennino, da Borgotaro a Bedogna, a Bardi dove c'erano tantissimi carri la scorsa domenica e anche in Bassa Valle con Fornovo Medesano. Partiamo proprio con un pezzo che arriva da Medesano, che meglio, che parla del carnevale di Medesano e vi lasciamo alle immagini proprio di questo momento di allegria che ha contraddistinto il paese. Un grande successo il carnevale medesanese del 2019, un grande successo sia nella giornata di domenica 24 febbraio con la sfilata che si è tenuta a Felegare, di cui abbiamo dato nota anche in un servizio scorso nel nostro telegiornale, ma ancor di più per la sfilata dell'altro ieri, domenica 3 marzo, che è avvenuta nel capoluogo. Davvero tante le persone, tanti i carri presenti e tanti anche curiosi le maschere e i gruppi animati. Davvero una bella giornata per tutte le persone di Medesano, ma anche per tante persone che da fuori sono andati a ammirare questo nuovo evento per il comune di Medesano. Una manifestazione così ben riuscita che l'amministrazione comunale ha deciso di ringraziare tutti con un post ufficiale sulla pagina Facebook. Tante anche le foto condivise che peraltro sono quelle che vedete in questo servizio. Questo è il testo del post. Il carnevale di ieri lo possiamo definire da record, con la partecipazione davvero molto numerosa di tante famiglie che volevano divertirsi sfilando mascherate per le vie del paese. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno lavorato per allestire i carri allegorici e organizzare insieme a noi le sfilate di Felegare e Medesano, bimbi, genitori e scuole. Un ringraziamento doveroso lo rivolgiamo agli alpini della Proloco per aver offerto la merenda e alla banda di Medesano per la preziosa presenza. Il carnevale di Fornovo è uno dei carnevali più importanti e più vecchi del nostro territorio provinciale. Uno dei più sentiti e ne abbiamo già parlato nei nostri telegiornali scorsi, anche quest'oggi ne parliamo e parliamo in particolar modo della premiazione dei gruppi mascherati che hanno partecipato. Una
marea di gente all'edizione tutta a piedi del Carnevale di Fornovo. Ai gruppi iscritti è stato consegnato un attestato di partecipazione. Il premio speciale Don Giuseppe, proposto dall'Associazione La Pergamena, è stato assegnato agli Invasati della scuola elementare materna di Riccò per aver valorizzato la tematica del giardino, ricco di colori, sottolineando l'importanza della cura, della crescita e della vita. Love House della parrocchia. L'arca di Noè della scuola di infanzia Don Tarasconi. I messicani di Viazzano. Il circo a piccoli passi. Casanova in arrivo da Venezia. Forno Night. La partenza da Piazza del Mercato. Croce sulla statale. Piazza del Municipio. In via Veneto. Via Nazario Sauro. Nuovamente in Piazza del Mercato. Arrivo al Foro 2000. I servizi nei territori montani oramai sono sempre meno. Uno dei servizi più importanti è quello dell'avere a disponibilità di un distributore di carburante, una comodità presentissima in breve spazio nei territori di bassa valle più urbanizzati, una rarità nei territori appenninici. Diverse persone devono fare decine di chilometri per poter arrivare al distributore più vicino ed era così anche a Varsi fino a qualche anno fa, quando, grazie all'impegno del compianto sindaco Ghidoni, si è riuscito a realizzare un distributore comunale, a completa gestione comunale. Una bella iniziativa che potrebbe essere infangata però da ciò che sembra sia successo negli anni scorsi, non è ancora certo che ci sia qualcosa di strano, sta di fatto che nei consigli comunali del paese della Valceno si è parlato per diverse volte del fatto che ci sono delle discrepanze nei conteggi tra quello che risulta nelle voci di bilancio
indicate per il distributore e quello che ha registrato la macchina e il computer del distributore stesso. Ma vi lasciamo alle informazioni del servizio che segue. Da alcuni consigli comunali a Varsi sta tenendo banco la presenza di alcuni problemi nella gestione contabile del distributore comunale di carburante. Vi sono infatti scostamenti tra gli incassi mostrati dal sistema di controllo degli impianti e gli incassi registrati a bilancio. Scostamenti che potrebbero andare da qualche migliaio di euro ad alcune decine di migliaia di euro. In uno degli ultimi consigli comunali, il segretario comunale ha affermato che è stata effettuata l'assegnazione ad un soggetto esterno dell'incarico di procedere ad accertamenti volti a comprendere le ragioni dei possibili scostamenti. Ha inoltre precisato che il costo dell'incarico si sarebbe potuto evitare se chi ha curato la gestione come dipendente comunale avesse offerto collaborazione in misura adeguata al problema. Ha inoltre rilevato che la perdurante mancanza di qualsiasi relazione scritta, nonostante le interlocuzioni mail e verbali precedenti alla raccomandata inviatagli, è eloquente. Nonostante questo, resta del tutto possibile che si tratti di un falso problema o comunque di differenze spiegabili. Queste le parole del segretario comunale. Il consigliere di opposizione Bertorelli fa presente che l'ex ragioniere del comune, che ha cessato la sua attività a fine 2017, sono state mandate diverse richieste verbali ed è stata anche inviata una raccomandata con richiesta di collaborazione per chiarire l'accaduto nel periodo 2015-2017. La cosa che preoccupa è che non ha ritirato il plico giacente in posta, che quindi è tornato al mittente, cioè al comune di Varsi. Sempre il consigliere Bertorelli sottolinea che l'entità degli scostamenti sarebbe di diverse decine di migliaia di euro. Infine conclude il suo intervento dicendo che, anche se non si tratta di accadimenti che interessano l'azione e la responsabilità della parte politica attualmente alla guida dell'ente, è bene chiarire che le cose siano messe in sesto prima della campagna elettorale. Il consigliere Antoniazzi stigmatizza il comportamento di chi ha volontariamente omesso di ritirare la lettera raccomandata proveniente da un'amministrazione comunale presso la quale ha prestato servizio fino a poco tempo prima e giudica inquietante lo scenario che ne deriva. Il consigliere Davighi si esprime a fronte di un'estensione della verifica anche al di là dell'ambito interno. Il vice sindaco rimarca che sono state cercate anche collaborazioni con indipendenti di altre amministrazioni comunali in grado di fare un'analisi dell'accaduto, ma senza successo. Di controllo di vicinato abbiamo parlato tanto nel nostro... Di controllo di vicinato ne abbiamo parlato in diverse occasioni nei nostri telegiornali e nei nostri appuntamenti anche degli scorsi anni, per ciò che riguarda Varano, per ciò che riguarda Collecchio. Sta arrivando anche a Fornovo ed è proprio in occasione di un incontro per parlare e per organizzare questo tipo di servizio per il paese di Fondovalle che siamo andati con Cesare Groppi ed ecco il servizio che ha realizzato per noi. Non sostituirsi, ma aiutare il lavoro delle forze dell'ordine trasformandosi in cittadini attivi, il controllo di vicinato accompagnato da una rete pubblica e privata di videosorveglianza ed un'adeguata illuminazione è fondamentale deterrente per prevenire la criminalità. Che cos'è il controllo di vicinato? È la sicurezza che viene condivisa tra le forze di polizia e i cittadini. Ha l'obiettivo di creare un costante contatto, creare rete significa costruire un rapporto di fiducia. Con un primo incontro in sala civica e un secondo giovedì 7 marzo alle ore 20:30 al circolo Guattelli di Ricò parte a Fornovotaro il controllo di vicinato. Alla Magnana, Spagnano, con un suo potenziamento dell'illuminazione, in località Salita, zona via Partigiani, via Repubblica, Neviano, ai Pianelli. Sono numerosi i gruppi che intendono collaborare per questo progetto di sicurezza condivisa per combattere soprattutto i troppi furti nelle case. A capo di ogni gruppo autorizzato ci sarà un coordinatore che avrà i rapporti diretti con le forze dell'ordine. Il coordinatore è l'unico che comunica con l'organo di polizia. C'è quindi la base, il coordinatore e il coordinatore ha i contatti con l'organo di polizia. Presente un folto pubblico interessato, l'amministrazione comunale con il sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri, le forze dell'ordine con il comando locale dei carabinieri, la finanza, la polizia stradale,
Gianluca Scarazzini della Cosemer Impianti Tecnici e il comandante unico della Polizia Municipale del Comune di Fornovotaro, Medesano e Solignano, Giovanni Saviano. Chiamo l'organo di polizia, chiamo da Fornovo di Taro, ho visto una macchina, mi hanno rubato il portafoglio, mi hanno scippato quando, dove, dare tutta una serie di informazioni che possono essere utili all'organo di polizia. Vedo un veicolo che gira per il mio quartiere. Che veicolo è? Una station wagon, è una jeep, è un fuoristrada, è un autocarro, il colore, modello, se ha qualche scritta. Cioè, è importantissimo. Già partito in altri comuni, si sono avute sin da subito dati positivi con la diminuzione dei tentativi di furto. L'incontro, dopo una costruttiva discussione, si arena quando si sofferma a lungo sulla poca tempestività degli interventi delle forze dell'ordine per la mancanza di organico. Il presidio territoriale della Polizia Municipale, rispondendo al 0525 192 0156, è attivo dalle 7.30 alle 19.30, dopodiché occorre fare il 112. Per facilitare le segnalazioni dei cittadini dei problemi quotidiani come il degrado, rifiuti abbandonati, acqua torbida, in contemporanea parte Comunichiamo, un modo rapido e certo di segnalare problemi alle istituzioni con tablet o cellulare. Collecchio, assieme all'Unione Pedemontana Parmense, è stato premiato nei giorni scorsi come uno dei comuni più digitalizzati dell'Emilia-Romagna, premiato in occasione della Smart Race dall'assessore Donnini della Regione Emilia-Romagna, il sindaco di Collecchio Bianchi, che è anche in questo periodo presidente dell'Unione. Ma veniamo al servizio di questa onorificenza arrivata al comune di Collecchio. La Pedemontana è tra i 5 virtuosi enti finalisti al premio Smart Year Race su 331 concorrenti. Infatti, l'Unione Pedemontana Parmense e il comune di Collecchio sono tra i territori più intelligenti e digitalizzati dell'Emilia-Romagna, dove la qualità della vita è alta. Lo dicono i 131 indicatori che hanno permesso ai due enti di ricevere un importante riconoscimento alla cerimonia di consegna dei premi Smart Year Race, conferiti dalla Regione nella mattina di mercoledì 27 febbraio all'Opificio Golinelli di Bologna. Collecchio è risultata tra le prime 10 città intelligenti tra i 5 e 15.000 abitanti a ricevere riconoscimenti per l'Unione e il Comune di Collecchio dalle mani di Raffaele Donnini, assessore regionale con delega alla programmazione territoriale e agenda digitale della Regione, è stato Paolo Bianchi, nella doppia veste di presidente dell'ente pedemontano e sindaco collecchiese, accompagnato da Gianluca Tesoriati, responsabile del servizio informatico associato dell'Unione. Smart Race, promossa dalla Regione e dall'Agenda Digitale in collaborazione con Ervet e Ypsilon Lepida e con il patrocinio di Emilia Romagna ANCI, ha misurato 131 realtà territoriali attraverso 131 indicatori che vanno dall'economia all'alfabetizzazione, alle government, all'ambiente, senza dimenticare nemmeno la diffusione dei sistemi di videosorveglianza, indicatori che mostrano un ottimo posizionamento per la pedemontana. L'ufficio stampa della Unione Pedemontana Parmense ha intervistato a tal proposito il sindaco di Collecchio Paolo Bianchi, che ha parlato della manifestazione con queste parole: si tratta di un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e che è il frutto di una buona amministrazione. In questi anni abbiamo incrementato i servizi digitali per un approccio smart verso i cittadini, raggiungendo gli obiettivi previsti dall'agenda digitale che come Unione abbiamo adottato nel dicembre 2014. Ed è con estrema soddisfazione che dopo 20 anni da amministratore, infatti a maggio terminerà il suo mandato, lascia un territorio al passo con i tempi, attrattivo e ricco di opportunità che per chi vuol fare impresa, per i nostri cittadini e le loro famiglie. Un risultato al quale ho contribuito insieme a chi ha collaborato con me in tutti questi anni e ai dipendenti dei comuni e dell'Unione, ai quali va il mio ringraziamento. Per quel che riguarda i primi premi andati agli enti parmensi, tra le città troviamo Parma insieme a Bologna, Modena e Reggio, mentre tra i comuni montani fino a 15.000 abitanti c'è Langhirano in compagnia dei bolognesi Sasso Marconi e Monte San Pietro.
la pagina del meteo, nulla di nuovo, sole e nuvole che passano ogni tanto, temperature per questa notte in calo, si toccherà ancora valori inferiori alla zona nelle zone più alte, si arriverà ai 3 gradi in bassa valle, temperature massime superiori alle medie stagionali, sembra che per i prossimi giorni nulla cambierà, se non che forse verso fine settimana, primi giorni della settimana prossima, forse dovremo vedere qualche pioggia. La pagina del meteo, nulla di nuovo, sole e nuvole che passano ogni tanto, temperature per questa notte in calo, si toccherà ancora valori inferiori alla zona nelle zone più alte, si arriverà ai 3 gradi in bassa valle, temperature massime superiori alle medie stagionali, sembra che per i prossimi giorni nulla cambierà, se non che forse verso fine settimana, primi giorni della settimana prossima, forse dovremo vedere qualche pioggia. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso, vi invitiamo a seguire il telegiornale di Radio Teleappennino che ci sarà dopo un piccolo spazio nostro, ulteriore dopo il telegiornale questo, e i programmi della serata sempre di Videotaro Radio Teleappennino. Vi auguriamo di trascorrere una piacevolissima serata di martedì grasso, festeggiate ma non esagerate, perché da domani poi inizia il periodo di Quaresima con il mercoledì delle ceneri, poi tra 40 giorni la Domenica delle Palme e poi la Pasqua con l'agognato ponte. Domenica scorsa il gruppo Opimiti Costruzioni ed Energy dell'Alta Valtaro con i suoi collaboratori si è ritrovato prima alla parrocchia Santa Maria Immacolata di Pessola per celebrare una santa messa e dopo al vicino agriturismo per il pranzo sociale a conclusione di un'annata positiva con le prospettive di un futuro altrettanto promettente. La funzione religiosa è stata celebrata da Don Angelo Busi, parroco di Borgotaro e nativo della piccola frazione del comune di Varsi, per ricordare anche chi non è più tra di loro. È anche l'occasione per ricordare chi non c'è più e chi ha fatto parte di questa comunità di lavoro. A tutti l'augurio di una buona giornata. Al ristorante Il Falco c'era la gran parte delle oltre 170 maestranze dell'azienda insieme alla famiglia Opimiti al completo, da Renato ai figli Stefano e Silvia, proiettati nel futuro delle energie rinnovabili. Prima dell'inizio del pranzo sociale è stato osservato un minuto di silenzio a ricordo del collaboratore Giuseppe di Albareto, scomparso da pochi giorni. La sorpresa a Girolamo Pettenati, anche lui di Pessola, da poco in pensione, dopo aver lavorato dagli albori dell'azienda fino a ieri con le escavazioni insieme a Renato Opimiti, per premiare la costanza e la fedeltà si è fatta sentire anche l'emozione per i momenti passati insieme, a volte anche duri. Il discorso del presidente Renato su un'annata in controtendenza alla recessione vede l'impresa in espansione verso nuovi orizzonti con il supporto dei due figli inseriti ai vertici dell'azienda. Questo anno possiamo definirlo un anno tutto sommato positivo, perché anche se a livello nazionale c'è ancora la crisi si fa sentire, noi in questo anno abbiamo aumentato il numero dei collaboratori. L'anno scorso eravamo in 140, quest'anno siamo in 170 e questo credo che sia una cosa positiva. Ecco, io quando così penso a quel lontano 1957, quando qui in questo paese ho cominciato la mia attività, e non avrei mai pensato di arrivare un giorno di avere un numero così grande di collaboratori. Era una cosa impensabile allora. Poi così, piano piano, con impegno, sacrifici, abbiamo cominciato a crescere. All'inizio è stato molto lento, perché diciamo era molto impegnativo e difficile. Poi con l'arrivo in azienda dei miei figli,
Stefano e Silvia c'è stata un'accelerazione. Il loro impegno, la loro determinazione, le loro idee innovative hanno fatto fare un salto di qualità a questa azienda. Oggi loro, lo vedete, sono le colonne portanti di questa attività. Io sono molto contento e ne sono orgoglioso. Il loro impegno, la loro determinazione, la loro capacità di guardare avanti sia una garanzia. Sia una garanzia per il futuro di questa azienda, sia una garanzia per tutti voi che in questa azienda ci avete creduto e che con il vostro lavoro, giorno dopo giorno, contribuite a farla crescere. E alla fine tutti attorno al gioiello e al futuro del gruppo, la Opimitti Energy. Nella suggestiva navata centrale della Pieve Romanica di Fornovo, arricchita dalla cornice scenica dei coristi e musicisti della Valtaro, è andato in scena il tradizionale concerto di Natale presentato da Marco Tonelli. Debuttano questa sera due nuovi ragazzi e sono Francesca Abortini al sax contralto e Alessandra, sax tenore. Una delle chiese più antiche, molto apprezzata per la sua alta sonorità. Auguri in musica alle nostre comunità. Qualcuno mi chiedeva, forse non tutti sono di Fornovo, di quando è questa chiesa, vi dico che è probabilmente dell'Ottocento, prima del Mille, con un'acustica molto bella, molto buona, per cui tutto quello che si ascolta ha un ottimo riscontro all'orecchio. I primi ad entrare in scena sono stati i 32 cantori della Corale Lirica Valtaro, diretta dal maestro Giovanni Chiapponi, con Sia Laudato, Cristo è Nato, Il Suono del Silenzio di Simon & Garfunkel, Melodie Natalizie e L'Ave Maria di William Gomez, magistralmente interpretata dalla soprano di Borgotaro Patrizia Coduri. Quest'anno ricorrevano i 135 anni di fondazione del complesso bandistico fornovese, un valore aggiunto e fiore all'occhiello della comunità locale, come ha voluto precisare prima il presidente del complesso bandistico fornovese Alessandro Canali. Questa sera, ragazzi, che vedete qui davanti a voi è un patrimonio inestimabile, è un patrimonio che va salvaguardato, va protetto e vuole aiutarlo in tutti i modi perché possa proseguire. E dall'amministrazione comunale con una targa ricordo per l'evento, con reciproci auguri e ringraziamenti. In riconoscenza dell'impegno profuso per il raggiungimento di questo significativo risultato. Il concerto d'armonia Valtaro, formato dai corpi bandistici di Fornovo e Borgotaro, al suo 20° anno di attività, è nato per volontà del maestro Francesco Zarba, da lui diretti. Oltre al balletto dello Schiaccianoci, il complesso d'armonia ha suonato Russian Christmas. La solo all'oboe di Emanuele Tagliaferri di Noceto. Il finale, con il coro e il complesso musicale riuniti, diretti alternativamente dai due maestri, è terminato con un tripudio di voci e di suoni con l'Alleluia di Mendel.
Mercoledì 5 dicembre.